perfetta. Beh, dunque allora, Davide Vannoni, io insegno libertà di Udine, sono professore associato, mi occupo di psicologia generale, in realtà di neuroscienze, dell'applicazione cognitiva alle neuroscienze, sono il presidente della Stamina, ma questo con la carica universitaria non ha niente a che fare, e beh, la storia poi di Stamina penso la conosciate tutti, credo che avremo modo di parlarne. Io sono responsabile amministrativo della fondazione e mi occupo anche della parte dell'assistenza. Segretario. Marino Andolina. Signora Marino. Ah, ecco, punto e no. Marino Andolina, ex pediatra in pensione, ero direttore del Dipartimento Trapianti di Midollo di Trieste, adesso vicepresidente di Stamina. Però dico, lavora come medico in Stamina o no? Solo lavorare vorrebbe dire guadagnare, no? Come, con la, no, con, no, con, lavora nel senso partecipa all'attività. Sì, sarei il medico di Stamina in pratica. Ok. Non so, se ci vuole cominciare un po' a raccontare come è nata. Abbiamo finito il nostro. Ah, il giro, scusi. Io? Ecco, che lì non la vede. Rinaldi, sociologa, mi occupo di social network e sono consulente per la Stamina per la parte social network. Ripeto il nome. Rinaldi. Manca Marco Pipinti. Sei in arrivo. Proprio fuori. Ah, vabbè. Ti presento a lui. Volete presentarvi voi? Sì, allora vabbè, io sono deputato portavoce 5 Stelle, Giulia Grillo, sono un medico pure io, un medico legale in particolare. E basta, siamo qui appunto perché stiamo analizzando tutti insieme tutte le posizioni e quindi ritenevamo opportuno effettuare questo incontro. Sono Matteo, sono un deputato anch'io del Movimento 5 Stelle, sempre alla Commissione Affari Sociali e Sanità. Anch'io deputata del Movimento 5 Stelle, Rete Affari Sociali, Maria Lucia Lorefice. Matteo, Affari Sociali, 5 Stelle, e così. Ingegnere. Io la stessa cosa, Giulia Di Vita, Camera dei Deputati, anche io faccio parte della Commissione Affari Sociali, anch'io ingegnere, quindi anche una nota tecnica. Io Elena Fattore, sono senatrice e sono biologa molecolare, ho lavorato tanti anni nel campo delle staminali. Sono una senatrice, ho lavorato nel settore sanitario, mi sono occupata prevalentemente della spesa sanitaria, scusa pubblica. Siamo noi due più gli altri senatori che si presenteranno, abbiamo già affrontato, non è ben saprà, gli emendamenti del decreto Balduzzi, abbiamo avuto questo impatto decisamente significativo con la commissione sanità, specialmente strutturandola in una commissione speciale, e quella è stata indubbiamente la cosa che ha creato più difficoltà per avere un'idea omnicomprensiva, che ha richiesto poi oggi in maniera più partecipata e con un pochino più di tempo quello che avremmo voluto fare allora, ma non c'era possibilità. Noi abbiamo anche parlato telefonicamente, non l'ho chiamata la domenica mattina per disdire purtroppo un impegno che avevamo preventivato, ma che non è stato possibile portare avanti. Oggi vediamo di essere un pochino più concreti con quello che sarà il lavoro poi alla Camera. Io sono Ivana Simeoni, sono senatrice. Sono un'infermiera professionale, mi sono occupata molto di psichiatria, sono specializzata in psichiatria e lavoro molto con le ambulanze, il 118, adesso salvo una centrale operativa e niente, anche faccio parte del settore sanitario. Serenella Fux, ci conosciamo, sono un medico del lavoro, abbiamo parlato per 5 ore, le risparmio, bis. Io sono un senatore, sono un medico. Mi chiamo Maurizio Romani, faccio l'omeopata, sono un medico referente dell'ISP, appartengo a Medicina Democratica e basta. In questo momento mi interesso della parte medica a livello legislativo. Ma però sono dei collaboratori. No, è vero, è vero. Vabbè, sono al baritono. Neo assistente del senatore Romano, dell'amico Maurizio, chiamato così, se mi fa effetto chiamato il senatore Romano, e lo seguo un po' in questa avventura. Sono Giulia Zolesi, anche assistente del senatore Romano. Io sono Alessandra Valicata e sono assistente della deputata Lorefice. Io sono assistente.
Silvia Giordano, deputata, e anche io fai sociali, più che per professione, per attivismo e per l'interesse personale, visto vari problemi a casa. Siamo visti un paio di volte già la manifestazione a Roma, sia per telefono, quando poi abbiamo dovuto annullare l'incontro, e adesso finalmente forse ci riusciamo. No, sono Andrea, penso che... No, forse manca ancora... Io vengo da parte dell'onorevole Piantarelli, che dovrebbe avere alla Camera la delega per la ricerca, e io sono al suo ufficio stampa, siccome adesso a Bergamo mi ha detto vai ascolta, quindi io ascolto e prendo nota. Va bene, facciamo fare una piccola introduzione al professore e poi così cominciamo un po' a interloquire con l'approfondendo. Intanto vi ringrazio di questo incontro perché è un'opportunità per raccontarvi quello che sta succedendo al di là di quelle che sono le pressioni mass mediatiche, in positivo e in negativo, che stanno avvenendo in questo periodo e che hanno visto anche il coinvolgimento di tante famiglie, tanti malati e, se volete, tanta richiesta di speranza in situazioni senza cura. Stamina aveva in corso un contratto di collaborazione con l'ospedale civile di Brescia, ma questo penso lo sappiate tutti, nelle quali approvato dall'AIFA e con il beneplacito del Ministero, abbiamo lavorato tranquillamente in Stamina presso l'ospedale civile di Brescia da settembre-ottobre 2011 fino a maggio 2012. Poi in seguito a una visita ispettiva dei NAS di Torino, che a loro volta poi chiamarono l'AIFA a proseguire la visita, e poi ci fu una commissione ministeriale, queste cure sono state interrotte su 12 pazienti che erano in cura allora. Questi 12 pazienti sono rimasti per 8 mesi senza terapia, dopodiché attraverso i giudici del lavoro e quindi attraverso una richiesta legislativa, ex articolo 700, sono riusciti a riprendere cura. Con loro anche tanti nuovi pazienti. Oggi a Brescia abbiamo 56 persone in cura, ce ne sono 400 che stanno facendo il 700 a loro volta, quindi l'articolo 700 per poter accedere alle cure. Ovviamente la produzione bresciana è molto limitata perché il laboratorio è piccolo, ci sono solo 2 incubatori per cui riusciamo mensilmente a produrre linee cellulari per 8 pazienti, e questo ovviamente è un grande limite rispetto alla richiesta che c'è. Poi c'è stata la ribalta televisiva con il discorso delle Iene, che devo dire dal mio punto di vista hanno fatto un intervento di giornalismo e non solo appoggio Stamina, sentendo prima di tutto le famiglie, e da lì diciamo è scoppiato il caso mass mediatico che tutto sommato ha portato un decreto Balduzzi che si divideva da un lato nel far continuare le cure ai pazienti che erano già in cura e dall'altra parte sostanzialmente a vietarlo a tutti gli altri. Questa discrepanza credo che sia poi alla fine stata risolta in Senato con gli emendamenti sono stati votati all'unanimità. Oggi questo decreto, questi emendamenti passano al vaglio del Parlamento e quindi passano nelle vostre mani sostanzialmente e poi ritorneranno in Senato. Le famiglie che in questo momento hanno fatto richiesta per fare terapie compassionevoli sono 15.000 con patologie senza nessun tipo di cura, quindi senza alternativa. Le cure sono completamente gratuite per i pazienti, Stamina non chiede nulla ai pazienti. L'ospedale mette la sua parte che riguarda esclusivamente la sala operatoria e il letto di degenza quando il paziente si ferma dopo per esempio un'iniezione spinale, cervello terminale, per rimanere una notte in ospedale, e tutti i costi di laboratorio li sosteniamo noi invece con Stamina. Operando dentro un laboratorio per 100 trapianti, cioè un laboratorio GLP, che allo stato attuale si è rivelato più che adeguato perché nessuna linea cellulare mi è stata inquinata e nessun effetto collaterale mai stato riscontrato sui pazienti. Tutto sommato oggi
credo che questi emendamenti spostino nell'ambito delle terapie compassionevoli in una giusta ottica i trapianti di cellule staminali e li spostino con una cosa, con due emendamenti finali, tra l'altro, che ho ritenuto importantissimi, cioè che questa che viene chiamata dal Ministero sperimentazione non possa né oggi essere fonte di lucro, cioè Stamina non potrà mai chiedere rimborsi all'ospedale o al Servizio Sanitario Nazionale, ma neanche in futuro, cioè neanche quando la sperimentazione si fosse conclusa in 18 mesi di tempo e quindi si fosse raggiunta la validazione di dati su pazienti in cura, Stamina non potrà ugualmente richiedere rimborsi o soldi al Servizio Sanitario Nazionale, ai privati o agli ospedali. Quindi rimane la totale gratuità di questa attività, su cui Stamina oggi punta anche come sua mission fondamentale, di fronte a una terapia innovativa che è stata sostanzialmente boicottata da una legge europea. Io vi ricordo che negli anni nel 2002, 2003, 2004 c'erano già applicazioni di cellule staminali in Italia negli ospedali pubblici. Mi ricordo una delle interessantissime applicazioni che venivano fatte al Cardarelli di Napoli su pazienti con ulcere venose, che riportavano degli ottimi risultati e che all'arrivo della legge europea hanno sostanzialmente interrotto in tutti gli ospedali italiani. L'ottica del dover produrre in laboratori farmaceutici pone due enormi limiti. Intanto non dà nulla dal punto di vista della sicurezza rispetto a un laboratorio di un centro trapianti, che è un laboratorio a pressione positiva, che è un laboratorio sterile, che è un laboratorio sul quale vengono fatte tutte le analisi di riferimento importanti sulle cellule prima di iniettarle. Noi vi ho portato l'elenco delle analisi che facciamo, vedrete che non sono all'acqua di rosa, sono analisi importanti, dalla caratterizzazione completa delle cellule, alla telomerasi, alle valutazioni antibatteriche, antivirali, quindi insomma alla fine il paziente riceve delle cellule sicure da questo punto di vista. Dall'altra parte, ovviamente un laboratorio GMP, cioè per i farmaci, la nostra metodica non potrebbe entrarci, perché significherebbe modificare tutti i media che noi usiamo per coltivare le cellule e quindi il prodotto finale sarebbe un prodotto diverso da quello che abbiamo noi in mano oggi. In secondo luogo, un laboratorio GMP, vi faccio un altro esempio di limitazione. Il laboratorio San Gerardo di Monza è costato 13 milioni e mezzo di euro, è fatto a 10 camere bianche GMP, in ogni camera bianca c'è un incubatore e può essere coltivato un solo paziente. Quindi se la nostra metodica, per miracolo, funzionasse modificando tutti i media di cultura che utilizziamo e quindi producesse una popolazione simile con la stessa attività cellulare e in conseguenza fosse messa all'interno, ipotizzo, del San Gerardo di Monza, noi potremmo curare al massimo 10 pazienti al mese, scusate, per cui sono 10 camere bianche, un paziente per camera bianca. Quindi avremo una struttura da 13 milioni di euro per curare 10 pazienti al mese. Dividete 15.000 per 10 e vi viene in mente quanti mesi ci vorrebbero, usando forse il più grande laboratorio GMP per le culture cellulari in Italia, vi verrebbe idea di quanti mesi ci vorrebbero solo per trattare questi pazienti senza speranza, che di tempo davanti non ne hanno moltissimo in tanti casi. L'altro grande problema del GMP è che il GMP ha oltretutto dei costi di produzione che sono circa 30 volte superiori rispetto a un laboratorio per produzione non di farmaci ma di trapianti. Quindi questa cosa metterebbe, se volete, anche in ginocchio la possibilità di produrre da parte di una qualunque fondazione Onlus come siamo noi, senza apportare, come dicevo, ma che non possiamo dimostrare, nessun vantaggio ulteriore sulla sicurezza dei pazienti. Alla fine ci troveremo di fronte a quello che si è voluto fare, che ha voluto fare la legge europea, cioè trasformare delle cellule staminali in farmaci e quindi portarli nell'ambito di un iter di sperimentazione che richiede tra i 5 e i 10 anni, a seconda delle fasi, siano malattie rarissime sulle quali si passa direttamente sull'uomo senza la preclinica, con una serie di problematiche importantissime. Cioè io vorrei che fosse sottolineare il fatto che questi emendamenti
non sono degli emendamenti pro stamina. Non è che il decreto approvato dal Senato dice stamina può fare questo e basta. Chiunque abbia delle metodiche che rientrano nell'ambito di una certa sicurezza, vengono approvate dai comitati etici degli ospedali, come è avvenuto per il comitato etico di Brescia nei confronti di stamina, siano sottoposti a tutta una serie di analisi, come sono sottoposti al mensurale di stamina, potrà gratuitamente applicare queste terapie sui pazienti. Teniamo conto che le cellule staminali non le ha inventate stamina, si applicano in tutto il mondo. Oggi queste 15.000 famiglie, se si trovassero, e aumentano di 2.000 famiglie a settimana, se si trovassero di fronte a un diniego, semplicemente finirebbero nelle mani di aziende straniere estere che per 40.000 euro iniettano un frullato di sangue midollare in Cina piuttosto che non in altri paesi. Non posso dirvi la metodica stamina è la panacea, noi curiamo tutti, curiamo e salviamo le vite. Vi posso dire che i pazienti che abbiamo in cura oggi stanno rispondendo bene alle terapie. I risultati sono confortanti, ovviamente in questi ambiti ci si muove attraverso una sperimentazione con dei dati consolidati. Teniamo sempre conto di una cosa. Fermatemi se sono troppo lungo e interrompetemi. Tenete anche conto di una cosa. L'ospedale civile di Brescia, i vertici, compreso Fulvio Porta, la dottoressa Verelli che faceva funzione del direttore generale, sono stati, e la dottoressa Lanfranchi che è la direttrice del laboratorio, sono stati chiamati due settimane fa dall'Istituto Superiore di Sanità in presenza anche del Centro Nazionale Trapiani. Nell'ipotesi che si possano ampliare e continuare le cure anche in altri centri, quello che è stato detto ai medici è stato che a valutazione dei 16 membri del Centro Sanitario e del Centro Nazionale Trapianti che erano presenti, che il modo migliore per valutare pazienti con deficit neurologici importanti è con i filmati, il pre e il post, ovviamente filmati guidati dai medici, anche perché il grande limite dell'analisi strumentale è importante, cioè nel senso che a volte un'elettromiografia non registra un braccio paralizzato da un braccio che inizia a muoversi, quindi non sono strumenti così raffinati da individuare, quello dipende come il medico mette l'ago, dipende dal tipo di risposta che riesce a dare lo strumento in sé. Quindi in quest'ottica diciamo che quella che può avvenire in Italia, potrebbe avvenire in Italia, se il Parlamento sceglierà questa linea, diciamo non modificando questi emendamenti, è un domino che forse potrebbe cambiare le cose in tutta Europa. E significherebbe poter portare in ambito controllato, quindi non privatistico, malati senza speranza in centri ospedali pubblici e sperando che siano mantenuti gli ultimi due punti, cioè quello della gratuità ora e sempre della terapia, sia verso i pazienti sia verso il sistema sanitario nazionale, potrebbe essere un sistema che tutto sommato cambia questo blocco assurdo che è stato imposto in Europa. Non voglio dirvi da chi, non voglio fare fantapolitica, la fantapolitica si fa, si dice ci sono le farmaceutiche, ci sono gli interessi locali, tutto quello che si vuole, però diciamo se stiamo parlando di prove di concretezza nessuno ha le prove. Si fanno delle ipotesi. Sappiamo che oggi la legge europea che trasforma le staminali in farmaci renderà possibile per queste persone che oggi sono malate di poter accedere a una terapia tra 5-10 anni. Tutte le 13 cell factory autorizzate oggi in Italia, alle quali i giudici del lavoro in alcuni rari casi hanno ordinato di produrre le cellule al posto delle cellule di stamina da iniettare ai pazienti che hanno vinto l'articolo 700, si sono rifiutate. Abbiamo tutte le lettere di rifiuto. Queste 13 del fatto mi hanno detto noi non abbiamo metodiche per queste patologie, non abbiamo protocolli per la terapia di Friedreich piuttosto che non per il Parkinson, piuttosto che non per la SMA o la SLA, e quindi non hanno fornito le cellule. Noi oggi ci troviamo con 56 pazienti in cura con la metodica stamina, gli altri in arrivo, 10 pazienti che hanno vinto, e guardate che
dire che hanno vinto delle cure in un paese civile mi sembra una cosa veramente difficile da ingoiare, che hanno vinto comunque la possibilità di curarsi, ma che non hanno nessuno che gli fornisca le cellule. E questo significherebbe, proprio perché i laboratori GMP finiscono per essere delle strutture chiuse con poca produzione cellulare, che è nell'ottica del farmaco. Cioè, io vi mostrerò un bel articolo scritto da uno dei più importanti esperti di staminali mondiali, che non è Yamanaka, il quale dichiara che per poter applicare staminali nel futuro, nell'ottica farmaceutica, bisognerà fare in modo che, a fronte di pochi donatori, si possano moltiplicare infinitamente le cellule, poi da applicare a tanti soggetti. Quindi io prendo il donatore Davide Vannoni, gli tiro fuori le sue cellule, che usi quelle del grasso, quelle del sangue midollare e via dicendo, dopodiché le moltiplico all'infinito, e le staminali non si moltiplicano all'infinito, e poi vendo le fiale, cioè il prodotto finale, a 1000 pazienti. Questo è un qualcosa che non ha molto senso dal punto di vista staminale. Le adulte vanno in apoptosi, se fanno troppe divisioni. Ma non sono compatibili? No, la compatibilità, allora questo noi poi ve lo mostreremo, cioè le staminali, almeno quelle che produciamo noi, però vi dico la verità, anche quelle prodotte da San Gerardo di Monza, non esprimono l'HLA2. Su questo voi sapete che... L'HLA1 sì. Uno sì, però il paziente non dà nessun tipo di oggetto, noi oggi abbiamo anche una scritta terroristica. È difficile stabilirlo, c'è dei tempi, c'è del... insomma, dire sì, non è rigettato per l'MHCV, no, ci vuole un po' di tempistica. Lei tenga conto, le faccio un esempio, noi facevamo nel 2008 un'iniezione a una bambina con distrofia muscolare dei cingoli, che recuperò più o meno il 40-50%, gliela fece il dottor Andolini a Trieste. Fu una paziente gratuita. Distrofia dei cingoli, distrofia muscolare dei cingoli. Oggi questa bambina, a distanza di 2008, siamo praticamente a 5 anni, non ha più perso nulla, la malattia non è progredita. Beh, sappiamo che queste malattie sono salterelline, quindi ci vorrebbe il controllo negativo, non per politica, però no, siccome nel campo... Io sto parlando di un caso, non, come dicevo prima, noi stiamo parlando di singoli casi. No, le terapie compassionevoli non sono sperimentate. La problematica è un pochino complessa. Beh, lei tenga conto che le cellule prodotte da San Gerardo di Monza, approvate AIFA, non hanno nessuna valutazione di compatibilità dell'HLA e vengono tranquillamente iniettate a pazienti senza nessun problema. Beh, quindi dipende sempre da cosa si vuole raggiungere, insomma, ci sono tutti. San Gerardo di Monza ha applicato ai 5 bambini. No, scusa, volevo capire bene perché non riuscivo a capire questa parte che è molto importante. No, poi lascerò anche la parola a dottor Andolina, che è di immunologia, che è sicuramente molto più esperto di me. Però quello che posso dirle è che nel progetto di tutte le self-factory non c'è un'analisi di compatibilità sul sistema immunitario. Il San Gerardo di Monza, continuo a citarvi loro, non perché ce l'abbia con loro, anzi John Dee, anche una persona che ho portato più volte, neanche simpatico, quindi non sto attaccando necessariamente un laboratorio. Però il San Gerardo di Monza ha prodotto le linee cellulari che sono state iniettate ai 5 bambini a Trieste, quelle delle quali ha detto che erano prodotte con la metodica Stamina, che non è vero, sono state prodotte con la loro metodica nel loro laboratorio, sono state cellule che in quel caso sono dimostrate inefficaci, perché erano bambini con SMA1, due sono morti, una per la SMA, non certo per le cellule staminali, tre non hanno avuto miglioramenti e quindi sono poi in realtà oggi tutti e tre passati a Brescia e sono in cura a Brescia con le nostre cellule staminali. Per il resto anche nella sperimentazione fatta sulla grappa e sul Soft Disease, di cui il San Gerardo di Monza partecipò come centro di produzione cellulare, anche in quel caso non fu fatta nessuna analisi di HLA sui pazienti. Se vuole aggiungere qualcosa, dottor Andolina, su questo aspetto, visto che immunologia... Da giorno ero segretario nazionale dell'immunologi, non è che so tutto, che nessuno sa. Tutto di però ovviamente le cellule staminali adulte hanno in comune con le cellule placentali la caratteristica di creare la tolleranza per esempio madre e feto, cioè il feto non ammazza la mamma e la mamma non ammazza il feto. Hanno, oltre a non avere la carriera di seconda classe, che è il miglior bersaglio per il rigetto,
hanno anche una caglia che non mi ricordo come si chiama, non vorrei che fosse G, che invece permette la tolleranza e in più producono interleuchina 10, che è l'ormone, diciamo, cioè il mediatore della tolleranza in loro. Noi non sappiamo se quello cervello strano di per sé. Certo. Sappiamo che i pazienti che abbiamo curato sono stati bene per almeno 2 anni e hanno avuto ovviamente reazioni. E poi un antibiotico si dà 3 volte al giorno, dura 6 ore. Le nostre cellule, se devono essere date una volta all'anno, non sarebbe uno scandalo per una malattia mortale. Quindi, avete fatto dei tracking immunologici per vederle dopo gli anni o solo non possiamo marcarle perché sono iniettiamo la nostra metodica per vedere anche di iniettare molto quattro cellule, perché già proviamo capire che ovviamente non possiamo marcare 2 milioni di cellule, troveremo quelle che sono finite nel polmone. Quindi anche alla NIH, a Bethesda, abbiamo discusso la possibilità di lavorare in me sulle scimmie, cosa che la mia anima animalista non tollera, insomma di iniettare, ovviamente scimmia, non uomo, scimmia, Marmus è così, e poi di marcarle con ferro e poi cercarle con la risonanza. Però il problema è che proprio noi iniettiamo 2 milioni spariscono, diciamo, ne riparleremo a Bethesda, però dubito che riusciremo a trovarle. No, perché 2 milioni se funzionano si devono essere replicate, altrimenti 2 milioni di cellule non ben niente, quindi anche qui, non lo so, si replicano, cioè perché una cellula staminale nel sistema nervoso fa muovere le nuove cellule? Cioè deve iniettare, sta qua, tira su, le cosce, muove, ha fatto degli starci, eccetera, no? Una malattia che invece deve stare paralizzata per legge naturale, perché diventano neuroni, e si sostituiscono ai motoneuroni, secondo motoneurone morti, oppure perché stanno lì e liberano mediatori che spremono le ultime risorse dei motoneuroni sofferenti dell'individuo. Cioè, è un fatto farmacologico. Sì, sì, no, poi dipende dalla malattia, voglio dire. Certo, e qui nessuno ha la risposta. Ci sono evidenze scientifiche di entrambi. Si sa che le cellule possono rimanere molto a lungo in modelli animali. E si sa che producono sicuramente fattori di crescita per i neuroni, per quelli residenti. Cioè, quali dei due sistemi funzioni? Fanno anche un po' di più, scusa, il caso di Daniele Tortorelli. Eh sì, la terza possibilità, chiedo scusa, cioè quello che mi ha trascinato nei guai per colpa sua, cioè quando io vivevo tranquillamente, andavo a solo in Afghanistan, in Iraq a riposarmi, ho incontrato lui nel 2008, è un papà trapiantato, il Daniele, quello diventato famoso grazie all'intervento del presidente Napolitano, bambino con Niemann-Pick A, quindi problema cerebrale, fegato e milza del polmone, fegato e milza linguine, giganteschi, quindi la milza si mangiava le piastrine, quindi aveva 20, cioè dopo un trapianto di midollo che ho fatto, diciamo, senza sapere perché ero il primo, poi sono arrivati i lavori degli altri che hanno dimostrato che non bisogna fare trapianti di midollo, in questo caso trapianto non compatibile, perfettamente riuscito, ma le cellule se ne ridevano. Piastrine 20.000 era vicino alla morte, mentre la sua non funzionava perché la milza se ne mangiava. In questo caso mancavano enzima, quindi le cellule che abbiamo iniettato dopo un mese hanno ridotto della metà fegato e milza, ecografia, palpazione, cioè sono spariti. Le piastrine, questo può essere psicologico, le piastrine da 20.000 sono andate a 120.000. Ora l'effetto è stato che abbiamo rigenerato il fegato. E però lì è diverso, oppure, perché il fegato è mesenchimale, non è un neurone. No, no, ma appunto, ma ecco, la possibilità è. Abbiamo, cioè, quello è no, ma c'è anche la foto di Daniele che ha seduto al tavolo, che sembra uno studente, come facevo io le foto da bambino della prima elementare. Cioè ha avuto anche un vantaggio con i fegati. L'altra curiosità è che invece se cellule abbiamo prodotto l'enzima. Sì, sì, no, però non è. Anzi, è quasi praticamente impossibile che in 20 giorni abbiamo rigenerato le cellule di un fegato. No, voglio dire, un fegato è male, va bene, però il neurone è un pochino più critico. Sì, ma voglio dire che era la terza ipotesi, ma probabilmente sono funzioni che hanno in parallelo, era quella di cedere l'enzima. Come io sono stato il primo al mondo, scusate se lo dico così, a curare per sbaglio una Niemann-Pick tipo P, che non ha, problemi cerebrali, con cellule staminali prese dalla placenta. E in quel caso là il paziente anche era guarito, è stato pubblicato regolarmente, eccetera. E lì ho sempre pensato che fosse un banale trasferimento di enzima. Le cellule sono rimaste molto a lungo, quelle volte sottocutte addirittura, cioè era frullato di placenta. E il paziente, fegato e milza sparivano. Dopo un mese il polmone si liberava, i pazienti
che ancora adesso sono viventi. Scusate, di questa storia clinica abbiamo evidenza documentata che eventualmente possiamo... Sono in ospedale. Io ho un solo dubbio, che quello che voi invece adesso cercate di curare sono malattie neurologiche, quindi un'altra linea cellulare, mentre quello di cui lei mi sta parlando è una linea cellulare di fegato e milza, che si sa che le mesenchimali funzionano, mentre dire le mesenchimali rigenerano i neuroni, è lì il passo. No, ma io dicevo, quello era il modello per unirlo. Per la verità, no? Il professor Paolo Bianco, quando abbiamo avuto un confronto, ha detto che si parla di mesenchimali con solo osso e pelle e grasso. Vabbè, il fegato però, è di origine mesenchimale, quindi può anche essere però, plausibile che il fegato e milza già non sarebbe compreso. Dalle cellule mesenchimali, ma scusami, mentre il passaggio proprio logico che manca in tutta questa faccenda è: esiste dimostrazione vera, scientifica, pubblicata, che dalle mesenchimali si rigenerino materiali neuronali? Sì, sì, sì. Ci sono diversi articoli non pubblicati da noi su PubMed che dimostrano la capacità differenziativa delle cellule mesenchimali in neuroni. Forse ne ho persino uno qua, poi con meglio lo lascio. Abbiamo le foto del suo biolo in cui che ha creato un neurone in vitro, proprio una cellula così, con il lungo. Noi abbiamo fatto i test sulle nostre popolazioni di differenziazione, non siamo riusciti in quel momento a fare i test di conduzione assonale, perché non era disponibile in quel momento, non ho avuto la possibilità, però abbiamo valutato i principali geni espressi nell'ambito neuronale e sono tutti presenti. Quindi devo dirle che sono anche tra l'altro presenti due dei marcatori che abbiamo usato, sono presenti anche nelle due domande di brevetto famose americane che caricabili da internet, Davide Vannoni Patents, e si possono tirare giù entrambi. In quel caso lì abbiamo dimostrato l'aumento dopo l'esposizione all'acido retinoico di cellule mesenchimali di geni specifici dell'ambito neuronale, e poi li abbiamo marcati ovviamente in PCR, e quindi abbiamo il dato, almeno quel dato di base c'è. Però da un lato direi che questo è un aspetto molto importante, anche perché poi le mesenchimali oggi si stanno differenziando, ci sono diversi studi già pubblicati nei quali vengono differenziate anche in cellule delle insule pancreatiche. Noi abbiamo già fatto questa differenziazione e ovviamente non l'abbiamo mai applicata sull'uomo, quindi non ci mettiamo ad applicarla adesso, mentre con la nostra metodica applicazioni sull'uomo sono già state fatte e già anche pubblicate, quindi quando abbiamo applicato in Italia abbiamo applicato sapendo a cosa eravamo incontro. Vi lascerò poi la pubblicazione in rapporto a questo. Oggi diciamo che questa metodica, almeno per quello che abbiamo visto in ambito applicativo, anche a fronte per esempio di cellule applicate su ordine di AIFA prodotte dalle cell factory italiane. Vi ricordo, ribadisco di nuovo il caso di 5 bambini trattati a Trieste e la differenza tra quei bambini trattati a Trieste e i bambini trattati posso fare sì, un'altra domanda, nel senso che in genere quando si trasferisce un protocollo dal laboratorio all'altro dovrebbe essere riproducibile, per quale motivo non è stato riproducibile il protocollo Stamina in questo GMP? Perché anche in quel caso c'era l'applicazione dell'articolo 700 e l'ordine era di produrre le cellule con la metodica del San Gerardo di Monza, non con quelle di Stamina. Ho lavorato su quelle cellule di Monza a suo tempo, quando non potevo dare la sua vitamina, eccetera. Posso aggiungere un cappello, nel senso che in genere quando si fa un protocollo clinico si scrivono delle procedure molto dettagliate, per cui dovrebbe essere possibile. Ma Monza non poteva, io quando ho lavorato su cellule di Monza me le guardavo, me le coltivavo, cioè quelle che non iniettavo me le coltivavo da solo per vedere come erano. Dopo una settimana di coltura ulteriore, le quattro che loro usavano, le cellule cominciavano a mostrare microtubuli e forme stellate. Mi sono spaventato, ho detto qua, queste stanno diventando osso e cartilagine. E tra l'altro il professor Biondi aveva dimostrato in una conferenza che coi mediatori, cioè coi fattori che lui utilizzava derivati dai clinici, anziché il nostro siero bovino, come tutte le culture, ha provato a livello internazionale, ovviamente da aree prive di mucca pazza, eccetera. Però utilizzando per motivi GMP l'estratto piastrinico, il gestato piastrinico, avvicinava di una settimana la maturazione verso rosso.
e iniettare rosso nel cervello non è gradevole. Io ho provato, sono andato a Modena tante volte, insomma, abbiamo un po' lavorato, gli ho chiesto scusate, la vostra metodica si avvicina troppo a qualcosa che ritengo pericoloso, perlomeno inopportuno nel sistema nervoso centrale. Potreste coltivare finché 4 settimane, 3, perché così ci allontaniamo un po' questo. Non si può, perché questo non è, non sono cellule, non sono trapianti, sono farmaci. Di un farmaco per modificarlo bisogna 10 anni, o perlomeno devo chiedere all'AIFA la modifica, cioè tutta Italia nei laboratori di GMP deve farle in quel modo, no, cioè è come fare l'aspirina, non può essere modificata in nessun modo. Quindi trasferire la nostra, cioè, ma non dico trasferire la metodica stamina, ridurre di una settimana la coltura, neanche di nascosto potremmo farlo. E quindi il risultato è stato scadente e abbiamo corso un rischio, che non c'è stato, ma perlomeno teorico, secondo me inaccettabile, di trasferire dentro il sistema nervoso centrale di questi 5 bambini pezzettini di cartilagine. La cosa è teorica, però in realtà nei congressi, Toronto, mi hanno detto, sa, c'è un caso di cartilagine finita dentro il midollo spinale, un altro caso a Londra di calcificazione del polmone, perché le cellule iniettate qua finiscono sul produttore del polmone. Quindi una probabilità su 1000 che succeda, cioè, esiste. Io una malattia mortale l'accetterei, cioè quando facevo trapianti di midollo accettavo mortalità del 10-20%. C'è anche la trasmigrazione nel sistema, cioè se io inietto per via venosa, sì, che in questo caso voi parlavate di anche la metodica di Monza, quando fu applicata a Trieste, fecero iniezioni intraapicali, per cui era iniezione spinale. Devo dire che in quel caso intervenne Andolina, che siccome le quantità, diciamo, previste di cellule, almeno secondo la letteratura internazionale, sono di 1 milione di cellule al giorno, per cui se io prendo una persona di 80 kg devo iniettargli 80 milioni di cellule. La nostra metodica prevede quantitativi cellulari molto inferiori e sicuramente penso che se anche noi iniettassimo tutto d'un colpo 80 milioni di cellule stromali a livello spinale potremmo fare dei danni. Ma ci sono dei problemi, quindi, proprio fisiologici immediati, tra l'altro, perché c'è un richiamo osmotico, cioè insomma degli scompensi. No, io da giovane iniettavo cellule da sangue periferico, 500 milioni di pazienti stati. Era una malattia con il Leishmanian, iperuricemia, demenza, ha provato la life, e automutilazioni, bambini che si mangiano le labbra, le mani da soli. Questo per 15 anni usavo solo questo paziente, perché ormai non avevo interesse in questo campo qua, faceva 500 milioni, ma passava una notte d'inferno, mal di testa e vomito, cioè avevano meningite di fatto, meningite sterile, ecco. La mattina dopo andava a casa, però il risultato si vedeva subito, mentre con le cellule staminali 37,5 è il massimo, cioè sempre quella fifa di aver prodotto una meningite, quindi passiamo la notte temendo di vedere i carabinieri che arrivano, quindi tenevo i bambini la notte anche se non era necessario in attesa della febbre, e quindi l'ho fatto, cioè, ormai, io personalmente ho 1000 iniezioni tra quelli di 20 anni fa e le ultime di questo tipo, e non ho mai avuto un problema. Però ogni volta dico dentro, lo sapete che posso farvi venire a meningite, vi rendete conto che poi voi mi denuncerete, quindi aspetto il mio destino. Finora è andata molto bene, con le cellule manipolate a Brescia, in un ambiente sterile, con un sistema che ha un sistema di controllo interno, perché se anche io coltivassi queste cellule qui, forse si contaminerebbero, la fiasca prenderebbe dei microbi. Non è pensabile che io poi queste cellule inietto a qualcuno con i microbi, perché il terreno di coltura per cellule è anche terreno di coltura per microbi, è l'emocultura di fatto, è liquido rosso, che diventa giallo, puzza molto, e le cellule che sono aderenti alla parete finché sono vive si staccano e vanno in sospensione diventando delle palle. Questo c'è un nessun laboratorio. No, voglio dire che se succede, nessuno, il paziente non corre nessun rischio, corre il rischio che gli mettiamo via le cellule che abbiamo prelevato. Quindi in realtà per questo anche il laboratorio GLP, che è un po' meno sicuro del laboratorio farmaceutico, è più che adeguato, cioè dà una garanzia assoluta, perché per male che vada si butta via tutto, non è mai successo. No, sì, volevo fare prima una breve introduzione anche della motivazione per cui vi abbiamo invitato qui. Voi sapete che siamo uno degli unici movimenti qui in Parlamento che sta cercando un po' di approfondire la questione dell'ospedale di Brescia e di Stamina. Lo sapete, abbiamo fatto un incontro con l'AIFA qualche settimana fa, che avrete visto perché il video è pubblicato. Abbiamo fatto altri colloqui con altri medici e con alcune famiglie trattate da voi,
non ci sono i video disponibili, ovviamente non tutti erano disponibili a fare un video e a pubblicarlo online. Diciamo che il motivo fondamentale per il quale vi abbiamo invitato qui è perché abbiamo alcuni dubbi da chiarirci fondamentalmente. Perché sentire i vostri colleghi ricercatori, okay, che hanno in mano alcune documentazioni vostre o quelle provenienti dall'AIFA piuttosto che dal Ministero della Sanità, tutti, diciamo quasi all'unanimità, sviluppano alcuni dubbi perché fondamentalmente i dati disponibili veri ce ne sono pochi in giro, cioè voi non distribuite i dati, diciamo non esiste un protocollo di sperimentazione vero e proprio. È una sperimentazione. Ho capito, non è una sperimentazione quella che fate, è proprio questo il dubbio che loro sollevano, perché per quale ragione voi non sviluppate un protocollo di sperimentazione, nel senso non iniziate con alcune patologie, piuttosto la SMA, piuttosto che altre patologie che volete identificare, iniziate un protocollo di sperimentazione su quella patologia, questo anche perché ci vorrà tempo, ci vorranno 5, 6, 7 anni, però alla fine di tutto il percorso quello diventa un protocollo replicabile in tutto il mondo, la cosa che fai in Italia la puoi fare in Australia, la puoi fare in Belgio. Se veramente il vostro metodo è efficace, perché sentendo le famiglie è effettivamente efficace, è una cosa da premio Nobel alla medicina, nel senso, no? Secondo me continuate la cipalate. Va bene, perché noi non è che ci approcciamo proprio contro stamina a priori, è soltanto una questione che effettivamente mancano questi fondamenti che per tutti gli altri studi sperimentali ci sono. Tanto più che noi siamo in veste politica qui, quindi ci viene chiesto quanto politici di risolvere una problematica fondamentalmente medica, nel senso che la medicina non ci dà, la medicina tradizionale, l'AIFA, piuttosto che l'Istituto Superiore di Sanità e tanti altri medici, biologi che fanno sperimentazioni staminali, non ci dà un riscontro positivo. Non è che sono medici di parte o non di parte, pro o contro, ti rispondono, non posso darti una risposta in pro o in contro perché effettivamente non ho in mano la cinza, la sostanza. E questo per noi è il grosso limite, perché voi certamente ci avrete le vostre ragioni, il vostro perché, le vostre motivazioni, però avere un parere terzo di un medico fuori dagli schemi dell'AIFA, piuttosto che voi attaccati, piuttosto che essere un medico vostro, avere un parere da un medico terzo, magari anche un biondo o tanti altri medici che fanno sperimentazioni in Italia con staminali, favorevole o comunque che ci vuol dire sì, Vara, può essere possibile, ci darebbe sicuramente un grosso aiuto dal punto di vista decisionale, perché noi stiamo prendendo una decisione che è fondamentale. Però non dice neanche il contrario. No, non dice né pro né contro, perché effettivamente ti dice non ho i dati per poter decidere. In realtà, se guardate che cosa è uscito, mi sembra che abbiano sparato tutti contro senza avere i dati a priori. Però mi scusi. Abbiamo anche una serie di domande. Se le domande me ne fa una per volta, perché sì, poi dopo le faccio. Le faccio le seminari. Non ce le ho solo io, ce le hanno anche tutti gli altri. Il protocollo l'ho scritto io. Quindi, nel senso, non è un'inquisizione, una discussione tra di noi. Però la motivazione fondamentale è perché non attivate almeno una linea di sperimentazione, cioè almeno iniziare dalla fase 1 per valutare la tossicità, poi la fase 2, almeno su una malattia, perché da quel che abbiamo capito, a parte i 50 che ci avete adesso in trattamento, gli altri migliaia che vorrebbero accedere sono di patologie tra le più svariate. No. È chiaro che siamo all'interno delle cure compassionevoli, però diciamo generalmente si tengono le due linee, cioè la cura compassionevole perché quel trattamento probabilmente fa bene in caso di urgenza, emergenza, lo dai e va bene, ci sta, però nel frattempo hai anche un percorso clinico sperimentale per cui tu riesci a definire che sì, quel trattamento per la sclerosi multipla è efficacissimo e va utilizzato ed è applicabile in tutto il mondo e via dicendo. Posso rispondere? Allora, voi sapete, l'abbiamo più volte detto, a un certo punto fummo chiamati, convocati dal Ministero della Sanità, questo nel 2010
fummo al censo, comunque abbiamo il documento, quello qua, abbiamo la lettera di risposta, fummo convocati su richiesta dell'Istituto Superiore di Sanità, in realtà su pressione dell'Associazione Italiana di Human Pick, fummo chiamati dal dottor Cascello del Ministero della Sanità per fare una sperimentazione. E ci avrebbero fatto partire sulla Human Pick in fase direttamente 1-2 sull'uomo. Noi mandammo lettera con raccomandata ricevuta di ritorno al Ministero, che vi posso lasciare. Dato la linea. Sì. No, ma è importante. No, segnatevi che ve lo lascio perché così poi altrimenti ho partito, ovviamente ve lo do. Fu formata una commissione di 3 persone, Bruno Bemmi dell'ospedale di Udine, che si occupa di malattie rare, Bruno Dalla Piccola del Bambin Gesù, Carlo Di Angelici, Carlo. Aspetta, che ho perso il passaggio, scusi. Fu formata questa a voi avete mandato la raccomandata e non mi era risposto. No, loro ci hanno convocato. Abbiamo detto siamo disponibili a fare la sperimentazione. Perfetto. Abbiamo mandato la raccomandata con scritto tutto questo. Uh-huh. Voleva dire mettere la metodica in DMT e fare una sperimentazione direttamente di fase 1-2. Quindi facciamo fase 1 e 2 insieme su bambini affetti da Human Pick tipo C. Abbiamo, come fate voi, la registrazione di tutto quell'incontro per cui vi dico, personalmente ci furono alcune cose che non mi piacquero per nulla, però non la rifiutai. Per me poteva tranquillamente andare bene farla, non chiedevo neanche una lira al Ministero per farla. Anzi, incominciamo a vedere con la situazione di Human Pick se riuscivamo a trovare i fondi per... Sempre a Brescia? No, lì a quel punto non si parlava di Brescia perché dovevamo usare un laboratorio di GMP. E poi ci sarebbe probabilmente esatto. E il ministero diede mandato a questa triade di produrre un protocollo clinico per per partire con la terapia. E a quel punto oggi stiamo ancora aspettando quel protocollo clinico. Uno, in secondo luogo, ho visto di recente pubblicato su TempIt una mail nel quale mi si dice siamo pronti, ti inviamo il protocollo. Ecco, quella lì è un'altra grande svarione giornalista. Ma non avete chiesto come mai non vi mandavano? E come no? Abbiamo qua la mail del dottor Cascello che invece di inviarla a noi, non so perché, la invia a Daniele, al nonno di Daniele Tortorelli, nel quale, oltre a consigliarmi di venire a portare il nipote a farsi curare a Brescia con la cellula testamento, il dottor Cascello è il responsabile di sperimentazione del Ministro della Sanità, oltre a consigliarmi di venire a Brescia a farsi curare con cellule staminali, gli dice la sperimentazione con stamina non si farà a causa di un problema economico, quindi di ragioni economiche, non avevamo chiesto niente, probabilmente ci sono stati gli altri fattori economici di cui non avevamo conoscenza, e a causa dell'intervento di un altro ente, scritto in una seconda mente. Quindi noi siamo venuti a sapere... Qual è l'intervento? Mi viene in mente, forse, però lo cito. Ma quindi lei... comunque è disponibile. Ero allora, oggi non lo farei neanche morto. Cioè, lei mi dice che però all'epoca sì. Era possibile all'epoca, in GMP, all'epoca quindi... quando avevo ancora un po' di fiducia nel comportamento. Questo no, questo è per un problema tecnico perché era anche un limite proprio all'attuazione della metodica stamina, il fatto di cambiare da GMP a GLP, quindi lei però mi sta dicendo che eventualmente possiamo, no, questo per favorire anche noi che se dobbiamo dare un tutto qua ve la lascio in stati perché oggi non farei una sperimentazione in GMP, perché secondo me questa è forse il fattore più importante. Scusi, perché era l'anno quando lei ancora non aveva i casi clinici, tra l'altro. No, avevamo quelli di prima, anche se... Quanti ne aveva? Allo stato, 45 di Trieste, 45-47. Sono 47 casi in cura, qui però non avete interrotte le terapie. E quindi non abbiamo ancora, non sono interrotte le terapie. Beh, qualche dato lo abbiamo. Sì, ma A Brescia è partita in parallelo, e quindi dal 2011, no? 2011, all'agosto 2011, infatti la lettera di accettazione al Ministero ce l'ho di agosto 2011, primo agosto 2011. Allora, che cosa succede? Vedete, perché quando diciamo fare una fase preclinica, uno può essere d'accordo o non d'accordo a far fuori 10.000 toni per fare le cose, però capite che la fase preclinica prevede che io prenda
le cellule di un essere umano e le inietti su un topo. Allora, se fossimo nell'ambito trapianti e stessimo parlando di trapianto di rene, voi mi chiedereste di prendere un rene di un essere umano e provare a metterlo sulla scimmia per vedere che effetto vi fa? Scusi, però questo non è della preclinica. La preclinica vera bisognerebbe prendere le cellule del topo e mettere nel topo. In Italia si fa con cellule umane sul topo. Perché cos'è il farmaco? È la cellula umana. La cellula di topo è un altro farmaco. Se volessi curare con le cellule di topo, dovrei usare il farmaco cellule topo. La direttiva europea. Allora, capite in un senso, dove poi, prescindendo da questo, poi devo entrare in una fase clinica 1, fase clinica 2, fase clinica 3, iniettando cellule staminali che devono avere uno standard feroce, vanno bene quelle prodotte in maniera standard, quelle che tutto sommato le aziende farmaceutiche vorrebbero fare. Vi ricordo tra l'altro che la sperimentazione sulla Grappler su Sostis fatta, sponsorizzata da un'azienda, Los Iris, un'azienda canadese, è stata fatta in più centri, compreso un centro d'Italia, ed è stato permesso alla Osiris di mettere in commercio queste cellule che vanno bene per tutti, praticamente sono pool di donatori, neanche di un donatore solo dove dico ho la compatibilità che le ha o meno, sono cellule prese da 10 di noi e iniettate a 1000, senza guardare la HLA. Devo fare una domanda importante per noi su questo punto, perché noi ci siamo presi l'impegno eventualmente di modificare la normativa europea in un secondo battuta. Allora lei mi sta dicendo che la normativa europea impone nel caso dei medicinali anni per terapie avanzate, quindi anche nel caso di cellule, di terapie cellulari, una preclinica con un trapianto uomo-topo e non topo-topo, quindi no. Questo è proprio un corollario, che questo dovrebbe essere nostra cura eventualmente modificare questo. Io se uno modificasse qualcosa di quella legge europea, io non sono io a dire cosa deve essere modificato, però se avessi la bacchetta magica potrei dire una cosa, potrei dire una cosa molto più importante, potrei dire che basterebbe che le cellule staminali, trapianti di cellule staminali, si facesse un protocollo europeo di valutazione. Quindi voi producete in laboratori trapiantologici, le cellule staminali sono trapianti, le dovete studiare all'esasperazione, come facciamo noi a Brescia e magari anche in più, in modo da farne un prodotto sicuro per l'uomo, e a quel punto diventano trapianti. Diventando un trapianto, questo permetterebbe di, dal mio punto di vista, salvare la vita. Quando avremo tutti i dati clinici a disposizione, ovviamente si potrà dire con certezza o meno. Però potrebbe permettere di salvare la vita a centinaia di migliaia di persone senza cura. Andando avanti così. Qua prego. C'è un punto, cioè malattie genetiche, pensare di salvargli la vita con le cellule staminali forse un pochino futuristico. Celeste sta molto bene. Daniele sta molto bene. Cioè, ormai la lista dei pazienti documentati in ospedale pubblico, da referì esterni, perché non è che noi teniamo una scorsità. Cioè, ci sono cartelle cliniche che c'è scritto migliorato, movimento che prima non c'era. Il professor John Bach, inventore della macchina della tosse per la SMA, è venuto, doveva passare per l'Europa, è venuto a Mestre, è andato a vedersi Celeste e ha detto, e poi gli ho detto, insomma, metti per iscritto, per favore, mandate la mail. Non ho mai visto una SMA comprata in questo modo, i miei pazienti, ne hanno centinaio, sarebbero thrilled, eccitati all'idea di poter essere curati. Questo è un esterno. E di recente, se avete visto l'Iene, perché ormai la politica si fa così, anche la scienza, quello che viene stato chiamato dagli ENI il più grande esperto di SMA in Italia, diciamo uno dei tre, per essere modesti, insomma, non diciamo il nome perché chiunque parla ora con noi viene attaccato e ci rimette. No, aveva detto in televisione, professor Villanova. D'accordo. Ha visitato due volte Sebastian, il successivo bambino. La prima volta, dopo un mese, è stato rigidissimo, non ho visto nulla. In realtà, se un neurologo non ha valutato che l'ossigeno era passato da 90 al 100%, eccetera, eccetera. Insomma, e che la frequenza cardiaca da 120 era scesa a 70, a dimostrazione che non era più asfittico, l'ha rivisto un mese dopo e ha dichiarato in pubblico e per iscritto che il bambino ha acquistato la funzione degli adduttori, questo movimento e alcuni altri movimenti. Quindi adesso, siccome ci fidiamo anche pochino di alcuni, cerchiamo di ottenere anche dei referi esterni
Quindi le famiglie che sono state un po' frustrate da questi atteggiamenti, proprio papà di Celeste che gridava: perché nessuno dell'AIFA mi chiede come sta mia figlia? Nessuno, neanche gli ispettori hanno mai neanche preso i documenti dell'ospedale. La cartella clinica di Celeste non è stata sequestrata, la bambina non è stata visitata dalle autorità che hanno detto che la terapia è pericolosa e inutile. Quindi i genitori stessi vanno a cercarsi un esterno che visiti i pazienti, e adesso abbiamo una serie di certificati che ci vuole poco, perché un paziente che ha una malattia progressiva obbligatoriamente, che porta alla paralisi completa e che non può per legge migliorare, può rimanere stabile per un pochino, cioè ci sono i plateau anche della SMA, uno può stare bene qualche settimana, è possibile, però uno che muove un dito, che poi dà i calci, che sta seduta con sostegno, però la testa non gli cade, che non è come un fazzolettino preso da una parte che casca così, che ha un tono muscolare, questo è. Io sono uno scettico, pubblicavo pochissimo anche da giovane, quando facevo i trapianti anche per primo in Italia, perché non credevo mai ai miei occhi, sapevo che c'era problema psicologico, può essere il caso singolo, eccetera. Quindi ci ho messo molto a capire. Papà di Celeste mi rimprovera che io le prime volte dicevo: non è possibile, vedrà che andrà male. Ha visto il dottore ridacchiando, ha visto che si muove. E adesso vedo muoversi tanti Lazzaro, uno dopo l'altro, come per il piccolo Daniele. Io non ci credevo, io l'ho portato quella volta a San Marino, e quando ha cominciato la terapia, la famiglia, l'ho accompagnato io perché avevo paura che me lo ammazzassero. C'era un bambino delicatissimo, aveva pochi giorni di vita davanti, temevo proprio che mi rovinassero il catetere centrale, quindi ho voluto esserci là, molto scettico. Ho aspettato un mese, che io fossi scemo, non avessi sapessi parlare la milza e fegato, d'accordo, che l'ecografista avesse sbagliato, ma che le piastrine in laboratorio da sempre 20.000 con sanguinamento andassero a 100.000, era un dato che non potevo negare. E adesso i casi neurologici che si muovono, paralitici completi che si muovono, sono un certo numero. Quindi io, se fossi uno scienziato anche scettico, direi: d'accordo, sono pochi, merita di andare avanti valutando in modo molto obiettivo. Ma in un momento in cui tutti si danno addosso, chiunque provi a vedere un nostro paziente si ribecca una serie di mail, non dico di minacce, ma di manifestazioni di dissenso, perché quelli che tengono i cordoni della borsa là in alto possono rovinare la carriera a quelli che si avvicinano. Però devo dire che Villanova non ha avuto paura, almeno lo conosciamo. Abbiamo trovato uno coraggioso. Ma non è il problema se la cura faccia o non faccia, perché cioè, nel senso che noi qui siamo, diciamo, io sono un sanitario, ma molti di noi no, quindi la TV la guardiamo tutti, quindi l'efficacia c'è. E lei mi dice che poi c'è anche di più di quello che si vede in TV. Quindi... Scusami Andrea, io su questa cosa qui vorrei vedere più chiaro, perché io sinceramente sì, fammi finire, fammi finire il discorso. Efficacia c'è, efficacia vediamo. Fammi finire. Cioè, il problema è forse quello che c'è. Il problema è che sviluppano anche altri mezzi che non. Cioè, magari quelli che si espongono sono contro, quelli che non si espongono possono essere a favore o contro, e non si espongono apposta, perché il dubbio ce l'hanno. Quello che manca è la trasparenza, capito? È quello che poi noi che siamo un partito, diciamo, che sulla trasparenza gioca tutto, è proprio questo che a noi forse ci manca, e che manca anche a tanti altri medici. Cioè, mancano una serie di dati oggettivi, a prescindere dalla cartella clinica, cioè proprio degli studi documentali specifici, anche portati avanti nel tempo, che a un medico che magari non ci crede, oppure vorrebbe credersi ma non sa, dice: sì, va bene, allora questo metodo fa o non fa. Visto. Nel senso che, perché più volte si è detto che il metodo stamina non viene divulgato perché c'è il brevetto, perché è quello, o tante altre questioni. Quello ho anche qua documento di foto. Nel senso che... Infatti, vai pure. No, dico, stiamo facendo questo incontro appunto perché noi quello che interessano comunque sono, lasciando stare le opinioni, sono proprio i dati oggettivi, come sarà la lettera che lei ora ci consegna di inizio, di tentativo di inizio di una sperimentazione fase 1 e fase 2, che è una delle critiche che viene fatta al... Però non ci hanno poi fatto caso. No, però avete la prova documentale che voi eravate, e quindi per noi queste sono prove, e noi abbiamo bisogno, no prove, diciamo comunque carta, no. Perché purtroppo ci dobbiamo basare su dati oggettivi, no. Non che noi siamo qui. Quindi poi magari le discussioni che non siano prettamente oggettive, ma più, diciamo, le lasciamo alla fine. Un'altra delle... sì, no, vabbè, non si preoccupi, no, ci fanno due voli, questa sì, è la raccomandata, fatta con il ricevuto di ritorno, mandata all'intero
della sanità. Grazie, sono gentilissimo. No, ne ho tanti altri. E infatti adesso appunto, se noi, perché ci mancano tutti questi pezzi del puzzle, chiamiamolo così, per capire bene, perché comunque noi appunto, siccome noi non dobbiamo esprimere un giudizio scientifico, perché quello lo farà una commissione di scienziati o di chi per loro, noi siamo delle persone, come ha detto lui, in politica, però dobbiamo avere tutti gli elementi per valutare, non solo quelli che ci forniscono alcuni, ma quelli che noi, con la nostra voglia di capire, di conoscere, di approfondire, arriviamo a raccogliere. C'era un altro dei dati che mancavano all'interno di questo puzzle, che era quello del quantitativo della dose delle cellule staminali, che è un'altra delle critiche, tra virgolette, che viene fatta. C'è il protocollo. Se lei ci può fornire infatti il dosaggio delle cellule, così... Sì, allora, cioè, le domande sono molte quelle che fanno. Le domande sono molte, se riusciamo a fare veloce a tutte. E infatti siamo già dei forti. Io sono contenta perché questo dimostra che alla fine, al di là delle parole... Lo studio sulla caratterizzazione cellulare quando voi andate in età. Perché cioè, abbiamo anche questo. Abbiamo tutto. Io però vorrei differenziare le due cose. Vorrei dirvi che cosa è disposta a fare stamina e che cosa non è disposta a fare. Per correttezza, soprattutto nell'ambito della vostra scelta. Allora, stamina ha fatto già studiare in maniera amplissima la caratterizzazione del cellulare paziente per paziente all'ospedale di Brescia, fin dagli inizi. Nella vita ispettiva di AIFA e di NAS non hanno voluto ritirare la cartella biologica. Questo non lo dice Stamina, lo dice la Regione Lombardia nel ricorso al TAR ha partecipato alla visita ispettiva e si è rifiutata di firmare i verbali. Questo è un dato oggettivo, tant'è vero che noi ce li abbiamo tutti con le date in cui sono stati fatti dall'ospedale, nel citoflorimetro dell'ospedale. Quindi la caratterizzazione cellulare c'è dagli inizi. Quindi questa è una delle domande che dovevamo fare e lei ci ha già risposto. E avremmo chiesto ve la posso, questo, ve la posso cioè perché non osate fare una caratterizzazione con un citoflorimetro, quindi la caratterizzazione esiste? Esiste. Esiste anche, vi aggiungerei, la telomerasi, cioè tutte le linee cellulari vengono testate, la telomerasi è un enzima che mi dice quanto, ha un'ipotesi su quanto una cellula potrebbe essere tumorale o vicino a diventare tumorale. Nel nostro caso, tutte le cellule testate sono almeno 10 volte inferiori per telomerasi a una cellula tumorale e viene fatta su tutti i pazienti. Cioè, ricordatevi che noi stiamo lavorando dentro il secondo più grosso ospedale d'Italia, quindi non è che hanno detto venite qua, questo è lo sgabuzzino, qui ci sono le chiavi, fate quello che vi pare e poi noi iniettiamo il paziente. Cioè, c'è stata anche una certa pressione con l'ospedale, ci sono state tante discordanze. Allora, l'altra cosa, quindi che cosa iniettiamo? Deve essere trasparente, perché se no saremmo qui a dire, signori, noi abbiamo l'olio di serpente, fa bene, non vi diciamo che cosa iniettiamo, e votate a favore nostro. Il problema è che questi dati fuori non ci sono.